Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Ormai sono entrato dentro questo circolo vizioso del feltro. Il feltro è una grande scoperta, una cosa molto molto semplice da fare e soprattutto da tante piccole idee che sembra strano che possano uscire da un pezzo di feltro, ma alla fine escono. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa vi inventa oggi Andrea. Andiamolo a vedere. Vediamo quindi nel dettaglio i prodotti che ci occorrono. Un feltro da un millimetro oppure panno lencio, una forbice. In questo progetto utilizzeremo un anello con catena portachiavi argento e poi dell'imbottitura. E per ultima cosa, per le rifiniture, utilizzeremo degli spezzoncini di feltro di colore verde. Questo è il panno lencio lime. Quindi vediamo subito nel dettaglio. Per poter fare una sagoma fatta bene è anche difficile poterla tagliare direttamente, quindi io vi dico sempre: createvi un cartamodello in cartone, poi lo appoggiate e con una matita ricalcate i bordi. Questo farà in modo che avrete sicuramente due pezzettini che sono identici, e questa è la parte importante, perché poi vedremo. Ho creato il primo, eccolo qua, e poi create un secondo e adesso procediamo con il taglio. Il taglio, ricordo sempre, abbiate delle belle forbici molto molto affilate, perché questo faciliterà tantissimo il vostro lavoro. Ecco qua, andiamo a tagliare. Dovete cercare di creare le curve il più possibile, perché noi in questo caso realizzeremo una pera. Ecco qua, alla fine otterremo due pezzettini. Benissimo, adesso prendiamo questi due pezzettini. Vi ricordo anche che abbiamo bisogno della colla a caldo. Perfetto. Ora cosa facciamo? Metteremo la colla a caldo da questo punto tutto intorno fino ad arrivare a questo punto qua. Mi raccomando, non andiamo oltre, poi vediamo il perché. Prendiamo la nostra colla a caldo. Eccolo qua, iniziamo. State sempre non troppo vicino al bordo, lasciateci sempre un paio di millimetri. Procedete, perché dopo, quando lo andremo a stringere, potrebbe fuoriuscire. Ecco qua, fermiamo, prendiamo l'altra nostra parte e l'incolliamo sopra in questo modo. Perfetto, aspettiamo un pochettino. Nel frattempo che aspettiamo, noi andiamo a creare delle foglioline, lo stelino della pera. Come facciamo? Prendiamo un semplice pezzo di panno lencio, sempre da un millimetro, uno scarto che avete, e creiamo una fogliolina semplice, che sono sempre, eccolo qua, così, basta fare un po', ed ecco qui una fogliolina. Io ne ho create già due delle mie foglioline, eccole qua. In più creiamo uno stelino. Lo stelo lo facciamo in questa maniera: pieghiamo il nostro panno lencio dando circa 2 centimetri e diamo un taglio netto in questo modo, e poi ritagliamo qui e abbiamo creato anche il nostro stelino. Questi poi ci serviranno dopo come accessori, lasciamoli da parte. Nel frattempo la nostra colla a caldo ha preso, quindi abbiamo incollato, ripeto, sempre su questo bordo della nostra peretta, e quindi prendiamo l'imbottitura, la dobbiamo sfaldare bene perché qua adesso è
la fase più importante. Prendiamo l'imbottitura e l'inseriamo all'interno del nostro buchettino e con la forbice lo spingiamo verso il basso. Cercate anche di essere molto morbidi in questo lavoro, non schiacciate troppo altrimenti poi diventa molto rigida sulla parte bassa e non è proprio bello da vedere. Ecco qua, inserite, cercate di dargli una forma, perfetto, come in questo modo. Ce ne diamo un altro pochettino per la parte alta e quando siamo arrivati a questo punto lasciamo pulito questo pezzo. Ora cosa facciamo? Dobbiamo andare a richiudere questo pezzettino qui e poi inseriremo lo stielino in questo modo e dietro andremo a inserire il nostro portachiavi. Quindi procediamo sempre con la colla a caldo. Qui la mettiamo sempre nel laterale, in questo modo. E qui invece abbondiamo un po' di più, perché ci andrà applicato il nostro portachiavi. Eccolo qua. Lo potete inserire qui. Nel frattempo metteteci anche lo stelino. Siate anche più rapidi di me in questo momento, perché sennò la colla si asciuga. E andate a fare pressione negli angolini in questa maniera. Perfetto. Nel frattempo che si asciuga la nostra colla, noi prendiamo le nostre foglioline e le andiamo ad applicare. Mettete un po' di colla a caldo sulla foglia. La colla a caldo è sempre molto particolare, perché se sbagliate potete rovinare il vostro lavoro. Io adesso qui la sto facendo davvero veloce in questo modo e ci mettiamo anche la seconda fogliolina e voilà. E il nostro gioco è fatto. Vi faccio vedere anche altri piccoli prodotti che si possono fare tantissime forme, come questa è un'altra tipologia di peretta, il quadrifoglio, l'intramontabile cuore, questo è molto semplice per la forma che ha. Ho fatto anche una fragola. Un'altra fragola con le applicazioni del paglietto oppure con semplicemente un pennarello. La carota. Il peperoncino. E per finire una stella. Benissimo, anche questo tutorial è terminato. E come avete visto e come sempre vi dico, facile. E abbiamo creato questi bellissimi portachiavi che davvero sono un'idea velocissima e potete abbellirli come volete. Se ci mettete ad esempio delle paillette potete creare un qualcosa di più, potete semplicemente metterci degli occhietti e diventeranno un qualcosa davvero bello anche per i vostri bimbi. Io come sempre vi dico, se vi è piaciuto questo video mettete un like, seguiteci su tutti i nostri social, anche le altre rubriche con Valentina e con il rientro di Rosaria e con i news, perché non è finita qua, ce n'è davvero per tutti i gusti. Quindi io con i miei bellissimi portachiavi vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao.